Può sembrare antistorico per un ragazzo di 23 anni possedere statuette e cimeli del periodo fascista, ma il fatto in sé non costituisce reato. Nei guai il lucchese è finito invece per la detenzione di stupefacenti ritenuta a fini di spaccio, il possesso di 3 carte di credito, 2 smarrite ed 1 rubata che gli sono valse la denuncia per ricettazione e la detenzione abusiva di strumenti da lotta e da taglio. Il fatto risale a sabato attorno alle 20:30 quando durante un controllo della squadra volante mirato a contrastare lo spaccio tra i giovanissimi, un ragazzo lucchese è stato fermato assieme ad un coetaneo di origine rumena in zona Porta San Pietro. Nella perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 grammo di eroina che ha consentito ai poliziotti di ottenere anche la domiciliare. Ed è proprio a casa del giovane che è saltato fuori un vero e proprio arsenale di coltelli, una mazza da baseball e un tirapugni, oltre a 2,5 grammi di marijuana. Poi nel portafogli gli investigatori hanno trovato anche 3 carte di credito, una delle quali rubata, mentre le altre risultavano smarrite. A fare da cornice una lunga serie di cimeli ed oggetti di matrice fascista, bandiere conceltiche ed una felpa dei Bulldog, ex gruppo di ultras della Lucchese, al centro di una nota inchiesta giudiziaria. Nei confronti invece del coetaneo, con lui al momento del fermo, la polizia non ha preso provvedimenti, non è emerso infatti niente a suo carico, nemmeno dopo la perquisizione domiciliare. Residente.